Andiamoci a Londra. Elisabetta Groppelli, buongiorno, ben ritrovata all'Aria che tira. Ci aiuti a capire che cosa significa un virus più contagioso. Si parla addirittura del più 70, più 80%. Significa che le misure di protezione che finora abbiamo adottate, le mascherine, il distanziamento, l'igiene delle mani, da sole non bastano più, dobbiamo correre a ulteriori ripari nel senso dei comportamenti individuali. Buongiorno a tutti. Allora, bisogna dire che anche se l'accento di questa nuova mutazione di cui si parla, di questa variante, è sulla trasmissibilità, in realtà ci sono tante mutazioni a livello genetico e cosa significano queste mutazioni in realtà non si sa ancora. E anche il 70-80% di aumentata trasmissibilità è ancora, come si dire, scritto in matita, si deve essere ancora confermato. La cosa importante che sappiamo però è che avendo identificato questi cambiamenti a livello genetico, sappiamo anche dove sono e quindi sappiamo anche dove andare a guardare quanto importanti sono. E di base c'è comunque da dire che il virus, come il virus si trasmette attraverso queste droplets e gli aerosol, è esattamente lo stesso. Esatto. Okay. E quindi le misure che già conosciamo, già da gennaio-febbraio, sono ancora molto valide. Però a causa di queste mutazioni dobbiamo assolutamente essere perfetti nel metterle in pratica. Allora, lei ci dice il lavoro della scienza ha già permesso di avere un identikit di questa nuova mutazione. Gli è già stato dato un nome, ancorché provvisorio, VUI2020-12/01. La domanda che le faccio è semplicemente un cugino del Covid-19 o siamo davanti al Covid-20? È quasi come fosse un gemello che è un po' diverso, nel senso che stiamo parlando ancora dello stesso virus, questa è una variante. Quando si parla di virus come il coronavirus, come il COV2, si parla sempre di diverse sequenze genetiche, un po' come quando si parla di esseri umani, che siamo tutti lo stesso, ma abbiamo comunque una genetica leggermente diversa. Certo. Che ci rende individuali. Quindi anche in questo caso si parla sempre dello stesso virus, ma che ha delle caratteristiche genetiche diverse e quindi si tratta di andare a stabilire se questo virus, che è comunque ancora il SARS-CoV-2, una variante, certo, si comporta in maniera differente. Allora, poi arrivo a domandare dei vaccini, però le faccio una domanda che ci porta poi anche a una riflessione di natura politica, perché ieri il ministro della salute britannica ha detto oramai questo virus è fuori controllo. Poi veniamo a sapere che in realtà la comunità scientifica conosce questa mutazione almeno da settembre. Lei crede che l'Inghilterra, il paese che la sta ospitando, abbia dimostrato rispetto a questa mutazione la stessa reticenza che ha mostrato o di cui è accusata la Cina rispetto alla prima versione del Covid? Io direi che l'Inghilterra, il Regno Unito è in una posizione fantastica per quanto riguarda la sorveglianza molecolare. La sorveglianza molecolare vuol dire andare a vedere, appunto, leggere il genoma dei virus che circolano in una popolazione, però bisogna poi anche andare a vedere il contesto e il significato di questa sorveglianza molecolare. E nel momento in cui sono state messe insieme la genetica e l'epidemiologia, certo, l'Inghilterra ha assolutamente comunicato ai cittadini inglesi, ma anche al resto del mondo e in particolare all'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo bisogno di attenzione per questo virus. Quindi non c'è stato nessun atteggiamento cinese, diciamo, da parte del governo Johnson? Io direi proprio di no, nel senso che il governo Johnson e il consorzio che si occupa della genetica sono fantastici e tutte le sequenze vengono pubblicate e sono accessibili a livello mondiale. Dottoressa, ancora due cose prima di lasciarla al suo lavoro di laboratorio. La prima riguarda i tamponi, perché oltre allo stop ai voli dalla Gran Bretagna è reso obbligo di sottoporsi a tampone per chiunque sia stato in Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni. Però ieri l'OMS ha detto attenzione, la variante dei virus può incidere sui metodi diagnostici.
c'è il rischio che i tamponi, per come li abbiamo conosciuti finora, non riescano a fotografare quello che lei ha chiamato un gemello diverso. Sì, assolutamente c'è la possibilità che questo succeda e infatti in Inghilterra è successo. Per quando si fa il tampone molecolare si vanno a vedere almeno tre porzioni del genoma e si è notato che certo. Una porzione era un po' cambiata. Sa perché glielo chiedo, dottoressa? Perché mi ha colpito, io non rilevo semplicemente un dato che non ha valore statistico e non voglio ammantarlo di chissà quale carattere di allarmismo, però ieri su 351 persone sbarcate a Fiumicino dal Regno Unito, soltanto una è stata beccata positiva al Covid e questo cozza un po' con quello che lei mi diceva poco fa, cioè una contagiosità del 70-80%. Questi sono stati almeno un'ora e mezza nello stesso velivolo, come è stato possibile? C'è il rischio che non funzioni l'aspetto della diagnosi? Sicuramente la diagnostica deve essere cambiata se serve e quindi è una cosa che assolutamente va guardata, tutti i laboratori diagnostici devono tenere sotto controllo quello. Bisogna anche dire però che se l'evento di vicinanza sociale è soltanto successo ieri ad esempio con un volo, è molto probabile che in certo. realtà se è successa una trasmissione qualsiasi tipo sia la diagnostica certo. non c'è ancora un livello di virus che possa essere detected, che possa essere certo. trovato. Lei si è inoculata un siero anti-Covid in fase sperimentale, siamo in attesa dell'autorizzazione anche di quello per il quale lei si è sottoposta, che è AstraZeneca, oggi dovrebbe arrivare l'autorizzazione europea invece per Pfizer. Secondo lei questa mutazione rischia di guastarci la festa, quella del 27 di dicembre, ma in generale di guastare la campagna di vaccinazione di massa che tutto il mondo, almeno quello occidentale, si sta apprestando a varare? Assolutamente no, i vaccini sono fantastici, quelli che verranno approvati vanno assolutamente dati alla maggior parte delle persone, a tutti coloro che possono e vogliono, però questa variante, questa mutazione ci ricorda che la strada è ancora lunga e c'è un continuo bisogno di monitoraggio e che probabilmente, anche se abbiamo un vaccino che funziona adesso, magari avremo bisogno di un altro vaccino, un'altra certo. dose leggermente diversa l'anno prossimo e ogni anno, un po' come l'influenza. Allora, grazie Elisabetta Agropelli, la lasciamo al suo lavoro di laboratorio. Ciciliano, torno un momento.